La cosa bella della musica è questa. Se 10 persone ascoltano una canzone, questa canzone assumerà 10 significati diversi. Chi lo ha detto? Noel Gallagher. Sei bellissima! Sei bellissima! Accecato d'amore, mi stava a guardare. Ti chiedo. Ha lasciato il segno nella storia della musica pop italiana e canzoni come Sei bellissima, Ancora ancora, Super Superman e questa di Bocelli, Il mare calmo della sera. Tutte le abbiamo cantate, tutte le abbiamo ascoltate, tutte per merito di lui, Gian Pietro Felisatti, che all'età di 72 anni, in una calda giornata di giugno, ci ha lasciato. E mi sembrava doveroso questa sera ricordarlo anche con le parole di sua figlia. Un grande artista non se ne va mai veramente, perché infatti le canzoni che ha lasciato rimarranno per sempre ad emozionarci e a confortarci. E quindi questa sera, parlando di ricordi, parlando di musica, parlando di grandi personaggi e grandi compositori, avremo un fil rouge, ma non vi voglio svelare niente. Subito dopo il nostro spot sigla, grandi personaggi, e capirete qual è questo filo rosso che li unirà. A tra poco. Ama quello che non ha l'amore, amore. Ci sono attrici che restano nel cuore del pubblico perché è in grado di regalare delle performance straordinarie che spesso vanno anche al di là dell'immaginazione. Interpreti che bucano lo schermo e trasmettono un carico di personalità che riesce a regalare emozioni a chi si trova dall'altra parte della televisione oppure in una sala cinematografica o in un teatro. Una di queste è Giuliana Dessio, una donna molto riservata che sa scindere la sua vita privata da quella lavorativa. Nasce a Salerno nel 1956, ma a soli 18 anni parte dalla città del sud, si reca a Roma e lì nella città eterna tiene i primi provini. Una carriera brillante, ricca di successi, di momenti anche che sono rimasti indelebili nella storia della televisione e nella storia del cinema e del teatro. Eppure, nella vita così piena di stelle come quella di Giuliana Dessio, ci sono stati momenti di forte sconforto. Giuliana, infatti, proprio ultimamente, ha dovuto combattere con una grave forma di coronavirus. Ma riguardiamola insieme in questa intervista. Fire on fire, we'll normally kiss. With this much desire, together we'll witness. They say that we're out of control and some say we're sinners. But don't let them ruin our beautiful rhythms. Cause when you unfold me and tell me you love me, look in my eyes. You are perfection. Un po' di tempo comincio a vedere delle celebrazioni che mi allarmano. Poi mi guardo allo specchio e dico: no, ragazzi, anni 44, ancora siamo in un'età
in cui devono succedere tante cose. Quello è il lato da cui io mi odio, per esempio, vedi? Io ho la fobia, io ho una mia fobia, lui poi deve fare tridimensionale, per cui c'è anche questo lato qua. Io ho delle fobie terribili, poi dopo le racconto. Quindi 44 anni portati benissimo. No, dico, mi sembra di vedere che sono anagraficamente la più giovane dell'albo, quindi ci tenevo a sottolinearlo così, no? Per la cronaca. Ma fa piacere prendere un premio, certo, a questo. Fa piacere. Poi io sono anche commendatore, voglio dire, però, dico, oggi ho visto su un giornale che c'erano delle persone che erano, non so, cavalieri di Manda, non so che, ho detto, ma io sono stata fatta anche commendatore, qui mi succedono delle cose che sono un po', secondo me, premature, però va bene anche il prematuro, forse magari morirò giovane, chi lo sa. Una parola per teatro, cinema e fiction TV. Una parola? Ma sono da frequentare tutti e tre, sapendo bene, per chi è un attore, chi lo è veramente geneticamente, tutti noi sappiamo che il teatro è la casa, il teatro è il luogo dove c'è il senso, dove il senso c'è, non sempre, ma insomma in linea di massima, dove il senso si può trovare, mentre invece è molto più difficile trovare un senso, soprattutto con i tempi che corrono, magari facendo della televisione o facendo dei film poco ispirati o magari che avrebbero bisogno di più mezzi per essere lanciati o girati. Però detto questo, il rapporto con la macchina da presa è un rapporto estremamente importante per un attore, perché è un rapporto molto intimo, profondo, che implica un grandissimo controllo dei propri mezzi, della propria obbliga a sapere esattamente che cosa si è, che cosa si comunica col proprio volto alla gente, qual è l'impatto che la tua faccia ha sugli altri, quindi ti obbliga un po' a conoscerti in qualche modo. Il teatro ti obbliga a conoscerti per altre strade, quindi io penso che un attore completo, veramente, un attore che riesce a fare il cinema, la televisione, poi torna al teatro, di solito torna sempre essendo migliore. Perché non sono assolutamente di quei puristi che pensano che solo il teatro sia l'arte, assolutamente. Penso che l'arte, tra virgolette, si possa annidare ovunque. Però io mi sono appuntato, sicuramente pensa che sulla scena bisogna guadagnarci, ha detto lei, le attenzioni del pubblico. Ma qui nella vita bisogna guadagnarsi tutto, giorno per giorno, non è che solo sulla scena. Qua bisogna guadagnarsi tutto. L'affetto degli altri, la simpatia, il pane quotidiano. Nella vita bisogna lavorare, purtroppo, cioè, ma lavorare anche quando non si lavora, remunerati, lavorare ogni momento. Però è anche un lavoro divertente, voglio dire, non è che il lavoro implica sempre il concetto di fatica. Il lavoro vuol dire crescere, lavorare su se stessi vuol dire crescere e poi un giorno morire non da deficienti possibilmente. Ma io mi premierei perché sono, credo di essere molto generosa come attrice, sono una che si fa anche del male fisico in scena, cioè sono mediamente l'attrice più ferita d'Italia fisicamente, cioè io in un solo spettacolo l'anno scorso mi sono rotta prima un piede, poi il naso, poi ho avuto 10 punti su una gamba e poi mi sono rotta anche l'osso sacro, per cui voglio dire, adesso dice che c'entra questo. No, per andare sul pragmatico, perché sono una che si butta e quando uno si butta anche fisicamente, non si butta soltanto di testa. Odio tutto ciò che è polveroso, che è pachidermico nel teatro italiano. Secondo me il teatro italiano è molto pachidermico, è molto polveroso, credo che sia una delle manifestazioni artistiche più coperte di polvere che ci sia in questo paese, a che andrebbe svecchiata, per usare una parola che forse è anche un po' malintesa, non svecchiata per dei giovanilismi così senza senso, ma svecchiata perché resa più viva, ecco, semplicemente più viva, bisogna ridare vita al teatro. Io dico sempre che bisogna dare leggerezza al teatro e profondità al cinema e alla televisione. Complimenti e speriamo di rivederla presto al Manzoni sana. Speriamo, no, adesso comunque nei propositi per il 2003 c'è di non farmi più, di non ferirmi più fisicamente. E mi sento come chi sa piangere ancora la mia età, e ringrazio sempre chi sa piangere di notte alla mia età, e vita mia che mi hai dato tanto amore, gioia, dolore, tutto, ma grazie a chi sa sempre perdonare sulla porta la mia età, e che la vita ti riservi ciò che serve, spero che piangerai per cose brutte, cose belle, spero senza rancore, che le tue paure siano pure l'allegria mancata, poi diventi amore.
perdona per ciò che dice lui. L'ho ascoltato. Di notte alla mia età. Amapola. È stato uno dei primi volti della televisione italiana. Pensate, è iniziato proprio nel 1954, anno in cui iniziò la televisione nel nostro paese, con un programma in diretta che si chiamava La prosa del venerdì. Ma Giorgio Albertazzi è soprattutto noto per la sua carriera di attore, di teatro e di regista. Ha lavorato con i nomi più grandi, come Luchino Visconti, come Zeffirelli. Si è esibito anche nei teatri più famosi del mondo, come l'Old Vic di Londra o il teatro La Fenice. Nato a Fiesole nel 1923, scompare nel 2016 per una banale bronchite all'età di 93 anni. Giorgio Albertazzi ha avuto una vita molto piena e movimentata, all'insegna dell'arte e dell'amore per le donne. Pensate, nel 2004, nel 2007, all'età di 84 anni, si è sposato per la prima volta con Pia De Tolomei, di 36 anni più giovane di lui. Dobbiamo però anche ricordare un Giorgio Albertazzi che in gioventù aderisce alla Repubblica di Salò e per questo poi viene arrestato. Nel 1947 però viene rilasciato grazie all'amnistia Togliatti. Ma di questo e di tanto altro ne abbiamo parlato con lui in questo nostro incontro. Vedi, tu puoi stare delle ore, un giorno intero fra queste sculture qua, tutto puoi provare, paura, amore, ma noia no, è impossibile. L'arte non noia, non esiste. Sai che ho fatto della critica teatrale sull'Italia Settimanale per 3 anni, no? Quindi ho distrutto quasi tutti. Ora sto scrivendo sul Borghese e sul Millennio. Uno degli ultimi articoli che ho scritto, li scrivo su chi mi offre di scrivere, senza questioni politiche, però non mi devono censurare, ecco. Sì, se no. E allora l'articolo che uscirà la settimana prossima riguarda le scuole di teatro, eccetera. Ma quello che in edicola, no, o forse il precedente, non mi ricordo bene, io ho visto due spettacoli griffati, diciamo così, con firme a Napoli. Uno era La Medea con la regia di Ronconi e Branciaroli che faceva Medea. Un altro è Il gioco delle parti, firmato da Lavia con Umberto Orsini. Entrambi questi spettacoli erano funerei, proprio dei loculi. C'era proprio la firma della morte, la morte del teatro. Perché col passare del tempo tutto si confonde e prende la forma di un sogno che continua anche ad occhi aperti, anche ora che sono qui, in questo luogo che non so definire, che mi sembra più uno spazio irreale che un posto concreto. Domattina, ah sì, e rimasi lì solo, pieno di amarezza, ma deciso a portare a termine il piano che mi era apparso chiarissimo fin dall'inizio. C-
Credo che il testo tradizionale, cioè il teatro, la pièce bien faite, insomma, non so come dire, abbia veramente finito. Una delle ragioni del successo dell'Adriano è che è una serie di frammenti. Il teatro deve diventare sempre di più il contrario della discoteca, cioè il contrario del rumore, e deve diventare sempre di più il teatro del terzo millennio, il teatro del silenzio, il teatro della non accademia. Non accademia. Fuori della discoteca e dell'accademia ci saranno dei frammenti di verità. Non possiamo pretendere di dire la verità, ma dei frammenti, qualche illuminazione. Quindi è la drammaturgia il problema. Cosa si scrive? La commedia sulla famiglia, fino a quello si lascia in triangolo, cose, oppure sul finto attuale o sul finto politico. Il teatro politico ha luogo soltanto quando chi lo fa rischia l'arresto, quello è teatro politico. Se no niente, se no è ipse dixi, ci diciamo fra noi quello che sappiamo già. Comunque una bella notiziola è questa, che uno degli spettacoli di Taormina Arte che io farò come attore è uno spettacolo di Dario Fo. Questa scritto apposta da Dario, si chiama Il diavolo con le zinne. Il diavolo con le zinne. E chi è il diavolo? Io sono un giudice incorruttibile. È una commedia giocosa del Cinquecento, scritta da Dario e che farò io insieme a Franca Rame. Albertazzi, prima ancora di pensare di realizzare questo spettacolo insieme a noi, si è letto il testo, notate bene, si è letto il testo prima ancora che noi dicessimo ti interessa, sono stati altri amici che gli hanno procurato il testo. Lui ha letto il testo con tutte le istanze che ci hanno detto, mi interessa. I discorsi sono dentro, sono, se vogliamo, anarchici, sono di aggressione al potere, sono chiaramente di una parte. Gli è piaciuto, ha preso posizione. Anche quando sono state variate e portate modifiche che spingevano ancora la sua direzione, le ha accettate di buon grado e non ha mai fatto menzione di discussione oppure dice è un po' troppo o meno. Prima però vorrei dire che molti in questa sala mi considerano un avversario politico. Dopo aver militato nella Repubblica Sociale Italiana per ragioni avventurose, alla fine di questo periodo sono emigrato a Ancona presso alcuni miei parenti. Io ho fatto un incontro sensazionale per la mia vita, è fondamentale. È un incontro con un esponente anarchico, Titta Foti, che dirigeva un giornale che si chiamava l'Agitazione, e scrivo su questo giornale. La mia posizione politica non è mai stata partitica. Mi sono trovato di volta in volta legato sia a Pannella da una parte, sia ad altri, che sono sempre dei compagni di strada, come si dice. Semplicemente io sono, e questo forse in qualche modo mi avvicina a Dario, il mio spirito è fondamentalmente anarchico. Il potere costituito, comunque esso sia, mi dà fastidio. Da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato, se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più, la tua Barbie è da un po' che non l'hai. E il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su. Tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne
amapola, amapola. Ed eccoci arrivati a spiegare il fil rouge, il filo rosso che ha unito per adesso tutta la nostra trasmissione. 100 anni fa nasceva a Fognano, vicino Montale, in provincia di Pistoia, Iorio Vivarelli. Nasceva da una famiglia di umili origini, ma di grande sensibilità culturale. Appena terminati gli studi della scuola artigiana, si iscrisse subito all'Istituto d'Arte di Firenze. Una giovinezza, quella di Iorio, segnata però dalla guerra. Nel 1942 viene chiamato alle armi e dopo l'8 settembre del 1943 inizia una prigionia fatta di umiliazioni e sofferenze, passando addirittura dalla Germania, da dove l'anno seguente riuscì a fuggire per ritornare in Italia. Nel 1951, poi, una data molto importante perché è quella in cui inizia a lavorare nella fonderia Michelucci col suo grande amico Giovanni, e lì nascono forse le opere più famose e più belle, come ad esempio i crocifissi per la chiesa della Vergine di Pistoia, oppure quello per la chiesa di San Giovanni, che noi chiamiamo la chiesa dell'autostrada, vicino a Firenze. Ma un altro significativo incontro per Iorio è quello che avverrà da lì a pochi anni con l'architetto Oskar Stonorov. Con Stonorov, infatti, Vivarelli affronta i problemi del rapporto tra scultura e architettura urbana, e dal cui esito usciranno le opere del maestro pistoiese che troveranno posto addirittura in tutto il mondo, da Filadelfia a Detroit. Ma spostiamoci a Pau. Pau, cittadina francese, capoluogo del Dipartimento dei Pirenei Atlantici e gemellata con Pistoia dal 1975. Qui nel 1980 Iorio Vivarelli tenne la sua prima mostra antologica all'estero. Noi c'eravamo e rivediamo insieme quello che, permettetevi, potremmo veramente definire un reperto storico saltato così fuori, quasi per caso, dai nostri archivi. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours. Nous, parmi d'organiser plusieurs manifestations au niveau international. Da tempo ci stiamo interessando dello scultore, il nostro concittadino Iorio Vivarelli. E non è un caso che abbiamo fatto questa prima mostra, questa è la prima grande mostra antologica che Iorio Vivarelli fa all'estero. Dicevo, non è un caso che l'abbiamo fatta qui a Pau. Abbiamo scelto questa splendida cittadina sui Pirenei che ci ricorda tanto la nostra Pistoia, perché come Pistoia è vicina ai monti ed è immersa nel verde. E poi anche perché essa è legata a Pistoia da un vincolo di gemellaggio che noi vogliamo rinsaldare, perché pur essendo una piccola città, Pau è ricca di iniziative culturali. Spero che questa iniziativa serva a rafforzare i vincoli di amicizia tra le nostre due città ed incrementare gli scambi turistici e culturali. Auguro che questa mostra abbia un grosso successo e formulo i migliori auguri per l'amicizia tra Pau e Pistoia. Un acquaforte e un calo viene offerto al console d'Italia a Bordeaux, che è pregato per la ritirare. La donna sul console delle conchiglie d'Italia. Il professor Milani, direttore dell'Istituto di Cultura di Marsiglia. Milani o Milano? Milani. Allora, monsieur Milani, che è il direttore dell'Istituto culturale d'Italia a Marseille, a la fois dans le programma, una très belle médaille e un lito.
Siamo qui nella sala del Casinò Municipale di Pau. Questa mostra è inaugurata da poco dello scultore Vivarelli. Ho qui con me il sindaco di Pau. Siccome parla bene anche l'italiano, gli rivolgeremo qualche parola sulle impressioni che ha avuto di questa mostra, cosa ne pensa di questo grande scultore con cittadino pistoiese, e anche ci interessa come cittadini pistoiesi dei rapporti fra Pistoia e Pau. Grazie, ma non parlo bene italiano, spero mi farei capire adesso. Sono molto molto impressionato, sono molto onorato della mostra da Vivarelli in Pau. È una mostra meravigliosa, è un scultore internazionale e siamo tutti un po' impressionati, è la stessa parola unica, e c'è bello. Sì, abbiamo visto una larga partecipazione di pubblico e di personalità all'inaugurazione di questa mostra, speriamo che sia visitata anche da tanti cittadini, non solo di Pau ma anche di tutta la regione. Sì, perché facciamo una grande pubblicità nel periodico e tutto, e la mostra sta qui un mese, è normale che venga tanti gente dell'agglomerazione e della regione, ecco. Anche. Avete fatto qualche iniziativa per far venire per esempio i giovani nelle scuole, sì, a visitare? Sì, tutti scolari vanno a venire qui e si sono molto molto numerosi un po'. Ecco, sulle eventuali prospettive di sviluppo anche di scambi culturali tra Pistoia e Pau, può dirci qualcosa? Sì, non abbiamo qui un scultore della qualità di Vivarelli, ma non abbiamo anche la tradizione artistica e tutta la cultura della Toscana, ma per me è fondamentale che il gemellaggio c'è una cosa di scambi di tutte le manifestazioni, e no per mangiare non è buono, c'è scambi artistici, scambi culturali, scambi sociali, tutti. Noi la ringraziamo e l'aspettiamo a Pistoia. Scusi per l'italiano, sono un po' impressionato. Anche. Grazie, sto improvvisando come radiocronista. Dunque ho il piacere di avere qui accanto a me due nostri amici italiani, il professor Luigi Ferrarino, che è stato già addetto culturale a Madrid e a Parigi, che ha fatto la presentazione delle opere di Vivarelli qui nel corso di questa inaugurazione questa mattina della mostra qui a Pau, e il professor Melani, che è il nostro direttore dell'Istituto di Cultura di Marsiglia. Io vorrei chiedere a tutte e due l'impressione che hanno avuto su questa iniziativa, su questa prima grossa iniziativa che il nostro scultore concittadino Vivarelli ha fatto in terra straniera. Professor Ferrarino. Ma vedi, io ho visto la mostra a Prato, vero? E non immaginavo che se riuscisse a portare a Pau una quantità di opere, una selezione di opere così importanti. Per cui è stato per me una meraviglia, vero? Un oggetto di meraviglia. La qualità è ovvia, vero, ed è quella che è, vero, ben nota a tutti, ma è la quantità delle cose che avete saputo esporre qui è rappresentative dei vari momenti dell'itinerario artistico di Vivarelli. Professor Milani. Il professor Milani anche lui non è per niente meravigliato, perché sapeva già prima di che cosa si trattasse. L'unica cosa che mi interessa è che, avendo la vista qui in questa città di Pau così ben presentata, questo mi permette nel mio feudo o nel mio vescovato culturale di trovare più facilmente il modo di farla girare e circolare in altre zone di questo vescovato, che va da Nizza a Bordeaux. E quindi, come dicevo poco fa, la prima cosa è vedere come e quando la si possa portare il più rapidamente possibile a Marsiglia. Ecco, appunto, vorrei sapere, te sei interessato e ti dai da fare affinché questa mostra possa essere ripetuta in qualche altra città francese? Se te lo devo ripetere, te lo ripeto, ma dico, quello che è certo è che
l'esposizione, il tempo in cui l'esposizione sarà presentata ancora qui, io tornerò con dei marsigliesi importanti, perché far vedere un catalogo, come dicevamo prima un momento fa tu ed io, non è quello che serve, è far vedere la mostra, avere un'idea del volume e dello spazio che occupa, e quindi invogliare più facilmente i marsigliesi, municipalità e musei ad accoglierla. Grazie mille. Figurati. Siamo qui con noi il nostro amico scultore Iole Pivarelli, reduce da questa vernice, questa grande esposizione. A caldo, così, le prime impressioni che tu hai avuto su questa inaugurazione e sulla reazione del pubblico francese a questa mostra? Senti, prima di tutto eliminerei questa parola reduce, che non mi piace. È una parola che, no, è meglio non parlare, sennò si comincia a dire i presenti. Ma la mostra qui a Pau per me è stato, sì, l'inizio di un certo discorso per fare a livello europeo certe mostre. Io ho avuto, credo di aver ricevuto tutto, insomma, sia dalla parte della autorità, sia da parte del pubblico, degli operai che hanno lavorato giorno, notte, quindi più di questo io non potevo. Sei contenta ricevere. Come è stata allestita la mostra globalmente? Sì, in senso generale. Sì. Certamente se il tempo, avevamo più tempo a disposizione, certi problemi a livello di allestimento potevano essere risolti in un altro modo, ma tutto questo sono contento lo stesso, insomma. Ecco, come tu... Nonostante il problema delle distanze, ci sono molti problemi, quindi non abbiamo avuto possibilità per realizzare meglio di così. Ecco. Ecco, questa è la prima grossa esperienza che fai all'estero con una mostra antologica, quindi dopo la mostra di Prato e di Roma e di Pescia a livello antologico ne avevi fatte altre all'estero, questa è la prima. Pensi di poterne fare altre all'estero? Ma io spero, quello mi interesserebbe, credo che sarebbe importante per molte cose, prima di tutto per quello che posso, non lo so, se una parola la posso spendere, se la posso dire su quello che ho fatto. Mi interesserebbe Parigi, o potrebbe interessare la Germania, e poi, non so, si può girare anche tutta l'Europa, e qui il problema è di impostare. Non, non è facile con tutte queste opere girare. No, non è facile perché ci sono problemi di spostamenti, no, molto, molto difficili a tutti i livelli, insomma, no? E quindi qui. Penso che ci vorrebbe un aiuto anche da parte della città di Pistoia, perché da solo non si può realizzare queste cose, perché è un aiuto in tutti i sensi, insomma, no? Perché sono problemi grossi, e sarei felice di fare queste cose, se non altro se sono figlio di questa mamma, anche se i fratelli non sono tutti buoni, di portare questo discorso e questo nome della città e di questa mamma fuori di Pistoia. La città di Pistoia, quindi rimarrò pistoiese. È sempre stata sensibile, credo. Alla mamma gli si vuole sempre bene. Ecco. Dicevo, è sempre stata sensibile, Pistoia credo lo sarà anche in questa occasione. Senz'altro, ecco, lo dico perché so che, se non lo direi. Merci. Souris à la vie, souris à l'amour, souris. Toujours sourire, malgré les soucis, malgré les ennuis, sourire, toujours sourire. Ce soir, je suis là, présente, les années ont passé, mais il me semble, oui, c'est pour que l'on ne s'est jamais quitté. Sourire à la vie, mes amours, sourire, toujours sourire. Madame, oh, madame, vous êtes si belle, si belle, seulement vous avez l'air triste. Il ne faut pas, madame. Come on, a little baby smile, come on. Sourire, toujours sourire. La 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 la, la 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 la. Monsieur, come on, cheese, a little bit cheese, come on, hey. Sourire, toujours sourire.
È bello avere un tema conduttore quando poi il principale interprete di questo tema era appunto Iorio Vivarelli e i suoi 100 anni dalla nascita. Ma queste sono le note che ogni settimana ci dicono che Amapola finisce qui. Ma fra 7 giorni ancora tanti ricordi, ancora tanti personaggi e ancora tante storie da raccontare. E come sempre, una buona serata a tutti.